Si è conclusa oggi con grande successo la quarta edizione del Food Day 2021 presso l'azienda Adra di Atena Lucana. Un grande successo, oltre 500 visitatori, ce ne parla il consulente marketing dell'azienda Adra, Emiliano Perillo. Ciao, buongiorno, salve a tutti. In effetti abbiamo avuto un grande successo, questo è dovuto anche un po' dopo il Covid. Abbiamo fortunatamente ripreso un po' le nostre attività commerciali e proprio anche gli eventi. Questa è la quarta edizione del Food Day e abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro e abbiamo avuto all'interno di questa struttura, che sono circa 600 metri quadri, 16 partner commerciali di cui è dedicato al mondo della ristorazione del canale Horeca. E all'interno c'erano, quest'anno un po' a differenza di quello che sono stati gli altri anni, abbiamo creato proprio una piccola fiera dedicata al food. E la cosa particolare è che all'interno di ogni piccola microarea dove c'erano questi partner commerciali, che sono anche tutti partner di carattere internazionali, c'erano degli chef all'interno dove avevano modo di poter confrontare con gli altri chef, gli operatori di questo settore. Ma la cosa particolare è che alla fine tutti puntavamo a raggiungere la soddisfazione del consumatore finale, perché alla fine noi come in effetti come distributori, come produttori, arrivavamo ai ristoratori che vedeva le idee nella ricettazione, provava anche modo di poter provare prodotti che venivano un po' dalla cultura mondiale, abbiamo avuto la possibilità di poter accontentare il cliente finale, possiamo arricchire ogni giorno sul nostro territorio quello che è anche il menù che possiamo trovare all'interno del ristoratore. Questo è un po' a 360 gradi quello che è il Food Day. Però non finisce qui, perché le iniziative presso l'Adra di Atena Lucana sono numerose e non finiscono mai. Infatti il prossimo 30 novembre ci aspetta un altro appuntamento. Di che cosa si tratta? Praticamente il Banqueting Event è praticamente la continua di quello che abbiamo fatto precedentemente, perché abbiamo fatto una giornata dedicata al bar, quindi tutti i baristi del territorio campano ebbe della Basilicata, e poi abbiamo fatto uno dedicato al pub, quindi è proprio formazione vera e propria, e il 30 novembre abbiamo il Banqueting Event, dove chi si occupa della banchettistica, principalmente nel mondo della ristorazione, faremo una giornata formativa con degli chef stellati, che uno è Raguni, Gaetano Raguni della Orogel, e poi avremo Lorenzoni della Surgital, che presenteranno delle novità assolute non solo sui prodotti, sulla materia prima, ma proprio nel metodo di preparazione, e quindi si confronteranno un'altra giornata che si confronteranno tra gli chef. Veramente è una cosa molto carina e colgo l'occasione per invitare ovviamente i ristoratori a iscriversi a questa giornata formativa. 30 novembre, si parte dalle 10:30 e finiremo nel pomeriggio. Oltre che c'è anche un percorso gastronomico vero e proprio, quindi avremo proprio modo di poterlo provare. Emiliano, gli ultimi due anni sono stati degli anni complicati per il settore della ristorazione, dell'Horeca. Si può dire che oggi, nel 2021, questo periodo difficile è stato superato? Sì, diciamo che è stato superato, abbiamo un po' tutti sofferto nel mondo della ristorazione e l'Horeca a 360 gradi. Dire recuperato va bene, possiamo dirlo, perché c'è la voglia da parte del consumatore, proprio quello di uscire, c'è proprio quel desiderio di ritornare un po' alla normalità, e i primi punti che sono stati assaliti sono proprio la ristorazione, il bar. Recuperare, ok, recuperare gli anni, proprio quelli che sono stati gli anni migliori, piano piano lo stiamo facendo. Ma la cosa particolare, che quello che mi piace, è che il consumatore oggi è sempre più conoscente delle materie prime, cerca sempre più delle cose particolari, e quindi oggi è parte di noi fare la colazione al bar, è una nostra abitudine, e quindi la continuiamo a fare, così come poter farla in un albergo, ma andare a mangiare un'ottima pizza o un ottimo piatto al ristorante oggi è parte del nostro quotidiano. Piano piano stiamo riprendendo realmente quella che è la normalità. Ci auguriamo che questo virus purtroppo possa finire quanto prima, questo sicuramente.